Sembrerebbe proprio che il sogno di Harley Davidson e Kwan Yang si stia per realizzare veramente. Le Harley di piccola cilindrata stanno per arrivare molto presto. In effetti, Motorcycle.com riferisce che la nuova moto di produzione cino-americana si chiamerà Harley Davidson 338R. E adesso, grazie alle informazioni sul decoder del numero di identificazione del veicolo VIN, questa si avvicina finalmente al suo lancio ufficiale. Motorcycle.com spiega in dettaglio come il codice VIN stabilisce determinate caratteristiche della moto. Da questo numero, infatti, possiamo dire che il motore sarà da 353 cm3, un bicilindrico parallelo e a raffreddamento liquido. Dicono anche che il modello VIN non corrisponde alla tipica struttura di Kwan Yang, tuttavia corrisponde a quello di Harley Davidson. Ci sono due decoder VIN, entrambi prodotti in Cina da Kwan Yang per Harley, uno dei quali è il modello base e l'altro dovrebbe essere dotato di ABS, secondo Motorcycle.com. È anche da notare che i modelli nei decoder sono degli anni scorsi, il che suggerisce che queste moto sono pronte per la produzione ma richiedono delle revisioni a possibili problemi prima che la produzione possa iniziare. In questa fase è ovviamente impossibile sapere esattamente quando possiamo aspettarci che le nuove moto entrino in produzione e quando potremmo finalmente vederne una sia da rendering che in concessionaria stessa e dal vivo, ma ciò che è sicuro è che la Harley Davidson 338R è molto vicino alla produzione e non vediamo l'ora di scoprirne di più, non solo delle sue specifiche ma anche del suo prezzo finale. Ma voi cosa ne pensate? Mettetelo qui giù nei commenti. E con questo ragazzi vi saluto ricordandovi di iscrivervi a questo canale e cliccare sulla campanella così non perdete nessun nuovo video. Inoltre potete trovare anche su Instagram agm.moto. Alla prossima, ciao belli!